Dopo più di un mese torno con un video, ce l'ho fatta, Torno io, ma torna anche il calcio giocato. Beh, sapete che sono commentatore sportivo, principalmente commento le partite del campionato russo su Dry Sport, faccio servizi con i gol di ogni giornata del campionato russo e della Serie A. Ma comunque tifo anch'io una squadra. Tifo Novara Calcio, sono tifoso azzurro dai primi anni 2000, quando andavo a scuola a Novara, scuola vicina allo stadio Piola, e settimana dopo settimana mi sono innamorato del Novara. Però oggi sono commentatore sportivo e mi sono chiesto, come sarebbe un mio servizio se lo facessi proprio sulla squadra che tifo? Ovviamente lo farei con la massima professionalità possibile. Quindi adesso provo a fare un mio ipotetico servizio. Ah, ovviamente non posso usare immagini video, quindi per forza devo mettere solo alcuni screenshot delle azioni. Ecco qui. La prima giornata del girone A di Serie C viene chiusa dal posticipo piemontese tra Novara e Juventus Under 23. Entrambe iniziano la nuova stagione con i nuovi allenatori. Il Novara ha promosso dalle giovanili Simone Banchieri. La Juventus invece affida la panchina della seconda squadra a Fabio Pecchia, che ha vestito la maglia della vecchia signora nella stagione di Serie A 97-98. Partita diretta dall'arbitro Feliciani di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Festa e Pellino. Nel primo tempo più Juventus che Novara, ma gli azzurri, per lo più giovani quest'anno, hanno saputo tirar fuori anima e voglia di mettersi in gioco, e nella ripresa, al 57esimo, si trovano in vantaggio col tiro di Pablo Gonzalez, che finisce addosso a Pogliano ed il pallone entra in rete. Esulta Gonzalez, il Piola grida il suo nome, ma poi sarà ufficiale la marcatura di Cesare Pogliano, uno dei nuovi arrivati a Novara. Novara che raddoppia al 64esimo, altro tiro di Gonzalez che stavolta viene ribattuto, pallone che arriva a Riccardo Colodel che insacca. Anche qui c'è una leggera deviazione, ma il tiro di Colodel è diretto in porta, quindi deviazione ininfluente, dunque gol di fatto del giovane azzurro. Da segnalare ottimi interventi di Gabriele Marchegiani, figlio del più famoso Luca Marchegiani. Gabriele sembra dare sicurezza tra i pali, ha mostrato personalità e, come detto, alcuni interventi che hanno mantenuto inviolata la porta azzurra. Clean sheet for Marchegiani. Al Piola dunque finisce 2-0 per gli azzurri, vittoria importante che sfata ben due tabù. Il primo era il Piola, da due anni ormai partite in casa giocate sotto le aspettative, deludendo i tifosi che diminuivano partita dopo partita. E secondo motivo, il Novara era da 10 anni che non vinceva la prima di campionato, era la prima divisione di Lega Pro 2009-2010, la stagione che ha portato alla doppia scalata verso la Serie A. E il 23 agosto 2009 gli azzurri iniziarono la stagione vincendo 0-2 in Toscana, a casa del Figline. Dopo 10 anni il Novara vince la prima di campionato, 2-0 sulla Juventus Under 23, e così inizia la stagione, girone A, Serie C 2019-2020. E dunque, questo sarebbe un mio ipotetico servizio sulla squadra che tifo, il Novara. Però ok, il Novara ha vinto, tutti contenti, giusto festeggiare il buon esordio, ma domenica c'è Monza-Novara, partita difficile contro una squadra tosta, una delle candidate alla promozione finale, quindi facciamo attenzione. Beh, comunque se volete seguirmi sui social, in descrizione tutti i links. Da parte mia, Alevaro, un saluto, forza Novara!